Buongiorno a tutti, a nome dell'amministrazione comunale vi do il benvenuto qui oggi in un momento così importante per la nostra comunità. Ringrazio per la presenza il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, il consigliere provinciale nonché sindaco di Roaschia Bruno Viale, il presidente della nostra Unione Montana nonché sindaco di Peveragno Renaudi Paolo, il presidente del Consiglio dell'Unione Montana Graziella Viale, la presenza di Don Martino, parroco di Rivoira, in rappresentanza delle nostre forze dell'ordine il comandante Dall'Amico, il presidente dell'associazione Rivoira Terra di Vita di Rivoira, il presidente della scuola Divina Provvidenza di Rivoira, la ditta Godino Scavi, l'ingegner Peitino, progettista e direttore lavori, ma un grazie particolare va ai familiari delle vittime sul lavoro. Oggi qui è un momento molto importante, il primo maggio. Primo maggio è una data fondamentale per i lavoratori, è la festa dei lavoratori, eppure ancora oggi c'è gente che perde la vita sul lavoro, perde la vita a causa del lavoro. Abbiamo voluto intitolare questo ponte, Ponte Primo Maggio, in ricordo delle vittime del lavoro. Lascio ora la parola al sindaco di Boves, avvocato Maurizio Paoletti. Grazie Enrica. Unisco i miei saluti a quelli che ha già fatto l'assessore Enrica Di Elsi. Siamo qui, il tempo dobbiamo fare veloce perché Don Martino mi ha detto che si è raccomandato su con il suo capo supremo, però non garantisce per più di mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi cerchiamo di essere rapidi. Per noi è una soddisfazione intanto inaugurare quest'opera, che è un'opera che aspettavamo da tempo. Purtroppo abbiamo dovuto dare altre priorità, non perché questa fosse meno importante, ma avevamo delle situazioni emergenziali. Ogni tanto il mio vice sindaco mi ricorda che noi siamo l'amministrazione che fa i tetti, perché avevamo il tetto del comune che cadeva, il tetto della bocciofila che cadeva, ne abbiamo fatti 4-5 di tetti, quello della cittadella l'abbiamo dovuto rifare, poi abbiamo iniziato anche a rifare i ponti e adesso finalmente questo è proprio nostro, quindi è un'opera che non è rifare qualcosa del passato, ma è fare qualcosa. Quindi un'opera nuova che completerà a breve con l'ultimazione del tratto poi a monte, una pista ciclabile che collega tutta la nostra vallata, quindi partendo dalla nostra vallata, Valle Colla, fino a Boves. Questo ponte, ve lo vedete, non devo spiegarvelo io, il rischio che c'era nell'attraversamento soprattutto a piedi ma anche in bicicletta, quindi è un'opera che è prima di tutto sicura per i cittadini. Oggi abbiamo bisogno di sicurezza, oggi è il primo maggio, è la festa dei lavoratori. L'abbiamo voluto intitolare proprio alle vittime del lavoro. Oggi sono qua, diceva Enrica, familiari di persone che hanno perso la vita sul lavoro. Io so che li abbiamo invitati e non gli abbiamo fatto un piacere venire qua. So che abbiamo rinnovato in loro del dolore, delle sofferenze, ma vogliamo che sappiano che noi come comune, come istituzioni, siamo vicini alle sofferenze, al loro dolore, che è un dolore che non si rimargina. E la battaglia che viene fatta a tanti livelli per la sicurezza sul lavoro deve essere una battaglia che non è finita domani mattina, perché ancora troppa gente oggi muore sui cantieri, muore sul posto di lavoro. Ma l'abbiamo detto che vogliamo intitolarlo alle vittime del lavoro, non solo a quelli che muoiono sotto mentre svolgono la loro attività, ma anche a quelli che sono morti a causa della mancanza di lavoro. Tanti presi dalla disperazione, e questo è il momento più drammatico di questo paese sotto quell'aspetto, tante attività che non vedono più le riaperture, prese dallo sconforto, tante persone si sono tolte la vita. E allora noi non possiamo dimenticarle queste morti, non possiamo dimenticare quelli che magari sul lavoro hanno subito atti di violenza, di mobbing, di violenze particolari che poi li hanno portati magari proprio anche a togliersi la vita o allontanarsi o a soffrire. Ecco, quindi questo è un ponte che è dedicato a tutti loro, nella speranza che siano sempre meno le persone che debbano soffrire per il lavoro. Il lavoro dovrebbe essere l'aspetto più nobile della nostra quotidianità, deve darci la possibilità di vivere, non deve farci morire. Ecco, quindi
l'augurio che facciamo con l'apertura di questo ponte è proprio quello che quando si passa qui si ricordino queste le tante vittime, i tanti problemi di questo paese sul lavoro, ma non ricordiamo solo i nostri morti sul lavoro, ma ai tanti livelli. Ancora noi abbiamo già dei livelli standard molto elevati di garanzie di sicurezza sul lavoro, ma ci sono paesi dove non solo lavorano i minorenni in condizioni disumane, eccetera, ma dove non ci sono, non c'è proprio sicurezza di nessun genere, dove la vita umana non vale assolutamente nulla. Ecco, quindi l'attenzione nostra su questo ponte è anche in quell'ottica lì. Oggi è il 1° maggio, la festa di tutti i lavoratori, è la festa di chi oggi fatica per il lavoro, di chi cerca il lavoro. E io vi dico che in questo anno siamo stati vicino alle tante persone che hanno sofferto per questo, continueremo a esserlo come amministrazione. Concludo dicendo che l'augurio è veramente quello che questa sia una giornata di festa, una giornata di serenità, ma una giornata dove chi oggi non ha il lavoro, non ha la possibilità di garantire ai propri figli, alla propria famiglia una sicurezza, ecco, sia una giornata in cui la speranza alberghi nel loro cuore e che non si perdano d'animo, non si sconfortino, ma abbiano il coraggio, ecco, di continuare a impegnarsi e di lavorare. Lo chiediamo anche alle istituzioni, a noi stessi, c'è qui il vicepresidente del Consiglio regionale che è un amico ed è sempre vicino a tutte le nostre necessità di comune, quindi ti ringrazio Franco anche per la tua presenza oggi, come ringrazio gli altri, ringrazio Bruno Viale che anche lui come occhio provinciale ci hai sempre guardato, ringrazio anche il presidente dell'Unione Montana. L'ultimo tratto di questa pista sarà proprio concluso con una parte dei fondi dell'Unione Montana, quindi voglio dire c'è una sinergia che non è solo locale ma è anche di tutto un territorio più vasto. Chiudo dicendo questo, io credo che ogni tanto si debbano anche delle scuse e allora mi scuso, non so se la ditta è arrivata, c'è già il titolare della ditta, io devo scusarmi col titolare della ditta perché ogni tanto l'ho maltrattato e allora devo essere sincero, gli devo delle scuse perché hanno fatto un bel lavoro. Io qui ho qua i miei genitori a 200 metri, quindi venivo quasi tutti i giorni perché vengo a vedere mia mamma e devo dire che ogni tanto gli ho fatto qualche telefonata un po' brusca. Una volta il mio funzionario mi ha detto tu esageri, io ho detto no, il problema è che poi io in bacheca mi trovo, il cantiere fantasma, l'altra, e allora devo anche reagire. Devo dire che hanno fatto un bel lavoro in un anno difficile, in un anno in cui il Covid ha rallentato moltissimo i lavori per tutti, quindi non era colpa loro, però chiedo venia se ogni tanto li ho incalzati più del dovuto, sapendo che il trava arrivava da lontano, le ditte erano state chiuse e c'erano queste problematiche. Però siamo contenti oggi di poterlo inaugurare, io mi fermo perché sennò inizia a piovere e vi ringrazio tutti per la presenza, avremmo voluto fare una cosa più larga eccetera, ma i tempi siamo arrivati al pelo e quindi grazie a tutti della vostra presenza. Grazie.